Bella ragazzi, qui Yoshi, oggi siamo qui con il builder della mia Serie A. Una Serie A secondo me abbastanza buona qualità prezzo, che insomma con tutti i giocatori che ho provato fino ad ora, praticamente l'ho provati tutti per quanto riguarda la Serie A, ma proprio in generale il gioco, sono quelli che mi hanno convinto un po' di più e iniziamo da Mike Maignan. Ho provato tutti i portieri della Serie A. Devo dire che lui l'anno scorso l'ho trovato malissimo. Quest'anno invece 87 d'overall, mi sono trovato molto bene. Ho provato pure Szczęsny, però devo dire che non ci siamo proprio. Non va il buon Szczęsny, non mi è piaciuto. Ho provato pure altri. Questo è l'unico che bene o male para, esce sui cross, che quest'anno è importante, quindi si comporta bene. Terzino destro, quadrato. Provati pure qua, provati un po', ma alla fine 5 de skill, si muove troppo bene, dribbling è stupendo, è tecno. Ho fatto 200 partite con questo quadrato, più sul secondo account, quindi 250 partite. E lo tendo a usare esterno destro del 3-5-2, però ho giocato pure come giocatore, esempio come un terzino, secondo me rende, ovviamente qua c'è il calciatore, voglio dare ancora come stile inteso. Altri centrali, c'ho Tomori'f, che ho giocato e E vabbè, poi ho venduto ovviamente, che mi tengo tutti e faccio la collezione. Mi è piaciuto poi soprattutto la velocità che c'ha, cioè, a livello di velocità è veramente tanta roba, si comporta un sacco bene, si muove bel body, comunque è bello piazzato, è uno dei migliori sicuramente del gioco, anche a livello di link, comunque c'ha bei link con Magnan, con Teo, se li vado ad utilizzare. E non mi dispiace affatto. Poi abbiamo Bonucci. Bonucci, pure con lui, 198 partite. Bonucci, non lo so, però c'è una CPU assurda. Fisicamente sposta tutti. I piedi sono ottimi, specie in fase di pressing avversario. E ho detto proviamolo così, tanto per, è rimasto da quando è uscito Stunner Club. E lo continuo ad utilizzare. Mi piace veramente tanto. Sì, secondo me è uno dei migliori della Serie A. Sa lui, c'è pure Bremer che ho provato, che è tanta roba. Poi ovviamente se potevano mettere Cordo Bellusio, però ho evitato di andare a inserire Igone o Hiro dentro a sto builder. Poi a sinistra Spinazzola. Qua vi dicevo pure un discorso qualità-prezzo, perché onesto Teo io l'ho giocato, l'ho provato e non mi ha fatto impazzire. Cioè è forte, ok, però per 70.000 crediti, questo paghi 200 crediti. 700, 800 crediti. Comunque, non mi ha entusiasmato. Per parte uno da Roma, va messo. Poi, pure questo: 234 partite. Questo io in genere lo utilizzo centrale nella difesa a 3. Però l'ho utilizzato pure terzino. Comunque, uno che si comporta estremamente bene. Proprio quello che lo paghi, veramente è regalato. Esterno destro del 4-4-2. Messo Lozano che sa ricoprire questa posizione. Mi piace veramente tanto, agile, ma di un'agilità incredibile. C'è proprio il passo che è bello, fluido. E mi è piaciuto veramente tanto. Poco da dire, onesto, su Lozano. Cioè, provatelo. Perché mi ha stupito. A parte che mo dovrebbe uscire pure un'altra carta speciale per i mondiali. Però è veramente bello. Cioè, velocissimo, rapido. Tiro abbastanza buono. Ogni tanto se rimagna, però c'ha 81 di finalizzazione. Passaggio discreto, in realtà è più di quello che c'è scritto. Centrocampo composto da Zambonghissa. Oppato, ho preso 2 app, carta 84, quella iniziale UCL. Devo dire che è veramente una carta tanta roba. Poi lui è gigantesco, bella CPU, il work rate devo dire che non si sente sto medio basso. Compagno di reparto o Bennasser o Duncan. Se non vi siete fatti l'SBC di Bennasser a suo tempo, che costava 20.000 crediti del regalato, c'è Duncan a disposizione dentro gli obiettivi. Se fa relativamente poco tempo e nel mentre fate pure Chiasi che potete provare, magari lo mettete al posto di quello Zano, così tanto per alternare e cambiare giocatori. Bennasser, vabbè, raga, è completo, è totale, grandi passaggi, recupera una valanga dei palloni, bel tiro. Per qua l'ho giocato poco, l'ho giocato più dall'altro account, però mi è piaciuto, pure lui mi è piaciuto, non mi ha fatto impazzire per il discorso del fisico, ovviamente non è enorme. Sinistra Leao. Leao, boh sì, perché più che altro esterni che mi sono piaciuti non ce ne sono stati tanti. Lui comunque è grande, è enorme, 4-4, work rate non mi piace molto, medio-basso, però la carta in sé è travolgente, se sulla corsa ti porta veramente via. A me sotto questo punto di vista piace tanto, onesto, Leao. Poi abbiamo i due attaccanti, che sono Muriel e Deulofeu. Allora, qui, solito discorso che vi faccio sempre, discorso pure di non spendere tanti crediti, anche se volendo si potrebbe fare. Prendi un bel Brolin e lo butti là, Brolin e Ribéry. Però secondo me non vale. Cioè, Brolin li vale tutti quei crediti. Quindi se potrebbe pensare ad alternarlo al posto di Deulofeu, Ribéry non li vale, secondo me, onesto. Stesso discorso Deo, perché metti Deo Spinazzola, metto Spina perché costa molto di meno. E l'altro non li vale.
De Lofeu e Muriel, l'unico, guarda, l'unico difetto di De Lofeu, secondo me, è la porta, perché ogni tanto qualche gol se lo magna, però delle volte fa dei gol assurdi. Poi è veloce, è rapido, ma sono due carte devastanti. Due if, li paghi veramente due soldi e sono clamoroso. E ragazzi, vi saluto. Vi ricordate di mettere like e iscrivervi e seguire la pagina e il canale. E io vi do un bacione e alla prossima. Ciao!